iniziamo questa storia. La prima cosa che io vi consiglierei di fare quando avete questo tipo di stampo, la prima cosa è di passare un alcol che non fa attaccare la resina, anche se sono in silicone. Dovete sapere che questo tipo di silicone che serve per il ghiaccio e la resina si attacca un po' di più e quindi automaticamente dopo ne tirarlo fuori è un po' difficile, e siccome questa parte qui è abbastanza delicata, io vi consiglierei di passare l'alcol, così dopo lo staccamento sarà molto difficile. Dovete passare l'alcol tutte le volte che dovete fare lo stampo, quindi prima di fare lo stampo dovete passare l'alcol, si deve seccare, dovete fare un paio di passate, due o tre passate, dovete farlo seccare e quando praticamente si è seccato potete fare quindi la collatura della vostra resina. E quindi vi consiglierei di utilizzare questo tipo di alcol, un alcol specifico, tramite uno spruzzo, così magari vi avete rimediato con il coso, quindi con questi qua, i prodotti che puliscono i vetri. E moi, où je suis toute la journée? On dirait que je vais au bar, moi, toute la journée. Allora, quindi. Quindi noi ci andremo a preparare un'altra cosa molto importante. Scusate che mi distrae, a me questa non muore purtroppo, così. Vi consiglierei, siccome in questo caso qua, oppure in altri casi, questi pezzi qui sono molto delicati, anche se mettete la resina che è dura, però è molto delicato, quindi io vi consiglierei di mettere un ferro filato all'interno prima di fare la colatura. Questo ferro filato che deve partire da qui e deve arrivare all'interno qua, quindi prendete le misure, andiamo a prendere la misura, lo curviamo e facciamo in modo che entra per bene qui, in modo che anche se si dovesse spezzare praticamente c'è il filo filato e quindi dopo può essere riparato facilmente. Un'altra cosa che vi volevo dire, buon lavoro a tutti. Adesso incominciamo a vedere quanti occhi abbiamo, quindi ci stabiliamo quanti pezzi faremo. Io ne voglio fare tantissimi, voglio proprio riempire questa chitarra assalita da queste piccole chitarrine, e quindi andremo a vedere gli occhi, poi prepareremo le nostre listarelle di metallo, poi cominciamo a fare la passata di alcol. A più tardi. Ragazzi, abbiamo riuscito a fare 62 pali, quindi faremo 62 violini, cioè 62 misti là. E quindi adesso prepareremo 62 stecchette, voilà. Quindi una stecchetta la andremo a prendere di misura e faremo tutte le stecchette uguali, le stecchette di ferro filato per mantenere la parte più delicata. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo quindi, stiamo adesso selezionando gli occhi, ho solo questi due e non so quale scegliere, in realtà a me piacciono tutti e due, un casino. Questo qua è violetto e voi attraverso la telecamera non vedete, no ti vedo un po' viola. Questo qua, questo pure è bello, però. Non so, qua ancora devo scegliere, un punto interrogativo. Voilà, abbiamo fatto 65 stecchette, sono 62 i pezzi violini, questi qui che dobbiamo fare. Quindi ogni volta che dovremo fare praticamente andremo poi a modellare il ferro filato. È inutile uccidersi la salute prima, quindi, perché questo ferro filato è molto flessibile, quindi
nello spostamento si rovinerà un'altra volta, quindi è inutile farlo ogni volta che dovete fare il vostro stand. Potete metterlo così, potete modellarlo così, logicamente come più desiderate. Allora, quindi adesso abbiamo finito questo, ora prepareremo per la prima colata di resina, quindi prepareremo praticamente i nostri stampi con l'alcol. Logicamente vedete che ho fatto un po' di polvere, è molto importante che andate a togliere la polvere. E vedete, questi qui li ho posizionati su un nastro biadesivo, dopo facilmente con un giravite andate a staccare senza nessun tipo di problema. Il nastro è abbastanza forte, però si staccano senza problemi. Allora, che dire ragazzi, adesso vi faccio vedere però solo il primo stampo, poi vi faccio capire su per giù come verrà. E poi ve li faccio vedere praticamente finiti, no? È inutile, perché in poche parole ragazzi dovete mettere questo qui per rinforzare, modellare un pochettino, fare la colata di resina. Non credo che c'è bisogno poi di fare questa scuola. Quindi una volta che abbiamo fatto lo stampo dei nostri pezzi, vi ricordo che ogni volta che dovete fare lo stampo, quando prendete questi stampi che normalmente servono per fare i dolcini, per fare il ghiaccio, vi raccomando di spruzzare l'alcol ogni volta che fate lo stampo, perché l'alcol non permette alla resina di attaccarsi allo stampo e quindi si stacca facilmente. Questo è un processo che bisognerebbe fare in qualsiasi tipo di stampo, però se sono quelli là lucidi il discorso è differente, la resina non si attacca per niente perché già ha il fondo lucido, il fondo laccato. Invece quando vedete questi stampi che sono opachi, purtroppo portano qualche problematino, qualche piccolo problema di questo. Allora ragazzi, quindi continuiamo, e adesso diciamo che questa puntata è proprio per farvi vedere un solo pezzo, è inutile far vedere tutti gli altri pezzi, un solo pezzo. Oggi andremo a fare la colatura, lo stacchiamo, misuriamo gli occhi e non mettiamo ancora gli occhi, perché dovremmo fare la predisposizione, i buchi che serviranno per creare le braccia e le gambe per permettere i piedi e le mani. Quindi questa è un'altra operazione che bisogna fare, però nel frattempo noi andremo anche a misurare gli occhi, vediamo come va, facciamo un test su un solo pezzo, quindi creiamo gli occhi, il nasino, le palpebre, la boccuccia piccolina e compagnia varia, e quindi possiamo anche personalizzarle in ogni lavoro, in ogni pezzo. Potete fare una faccia dritta, un'altra allegra, un'altra incazzata, un'altra con i denti da fuori, magari dei morsi sul piede grande della chitarra e compagnia varia. Poi una volta finito questa roba qui, penseremo al violino, penseremo alla chitarra, scusami, sono grippato tra violino e chitarra. Comunque, a più tardi, adesso vi faccio vedere come passare praticamente l'alcol e vi dico anche che tipo di alcol è. Allora, questo qua è il tipo di alcol che si usa per fare in modo che la resina poi si stacca bene dallo stampo. Quindi si fa praticamente una spruzzata, si lascia seccare, dopodiché dovete ripetere l'operazione per 3 volte. Non è difficoltoso, basta spruzzare così, non è niente di grave. L'importante è che non ci sia polvere, quindi qualora che si fosse fatta la polvere nello stampo la dovete assolutamente togliere, questa è una cosa molto importante, d'accordo? Allora, utilizzate uno spruzzo, ma quando finite, perché io ne sono già pratico, quando finite passate lo spruzzo, il vecchio,
lo passate su un altro spruzzino e lavate via con l'acqua, perché questo tipo di alcol si secca e dopo fa praticamente otturare lo spruzzino. Questa è una cosa molto importante, perché altrimenti dovete prendere sempre questi spruzzini per spruzzare ogni volta. Ok, a più tardi. Bueno, allora ragazzi, ti fa così, non dice niente. Qua, volare, salite tutti sui bordi, vedete, all'interno. È un alcol che si secca subito, quindi di questo alcol ve ne dovete fare tre passate, in modo che si crea. Quando si è seccata ogni passata, praticamente voi ne fate un'altra, vedete? Facciamo anche le chiavi musicali. Potete anche passarlo così e poi potete anche passare un po' di carta assorbente. Bagnate. La stessa cosa ripetete con gli altri stampi.